Eccolo! Durante il lockdown siamo stati privati di qualsiasi cosa, della libertà, di vedere le persone, di uscire. Mi sono reso conto di non aver fatto un sacco di esperienze a causa della mia paura. Quindi ho detto, ok, appena finisce la quarantena voglio assolutamente far tutte le esperienze che mi fanno paura. Io ho paura di volare, ho paura dell'altezza, soffro di vertigini, ho paura di un sacco di cose. Voglio essere di ispirazione per voi, ma soprattutto per me stesso. Ora godiamoci il viaggio. Io sono Barbuto, sempre piaciuto, e questo è il Petacolo Show. Incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene. Oggi mi trovo allo Zoom di Torino, dove ci sono tantissime specie, purtroppo in pericolo, ma soprattutto pericolosissime. Affronterò le mie più grandi paure: trovarmi di fronte degli animali giganteschi e la più grande, farmi toccare da un serpente. Siamo arrivati e stiamo per andare a trovare l'ippopotamo. Le foto è una roba gigante, ancora non l'ho visto dal vivo, sono stra-emozionato. Proveremo anche a dargli da mangiare. E eccolo! Siamo in un'oasi qua, cioè è spettacolare sto posto. Oddio! Ok, è mastodontico! È mastodontico, ragazzi, non giriamo più. Ed è bellissimo. Eccolo, si è girato. C'è una bocca gigantesca, mamma mia. È bellissimo. Bellissima. Questa è la prima volta che io ho visto un ippopotamo e ci sono rimasto. Raga, era gigantesco. Cioè io ero abituato a guardarlo nei film, nei cartoni animati, sembrano così innocenti. E quando l'ho visto ho detto, cioè, se ti arriva addosso una roba così, t'ammazza. Buongiorno a tutto pubblico maschile, buongiorno a tutto pubblico femminile. Questa è la vasca dell'ippopotamo. Pensate, l'ippopotamo è un animale gigantesco. Mi hanno appena comunicato che fa ben 80 kg di cacca al giorno. Praticamente quanto? Ma perché l'acqua e il vetro sono così verdi? Il motivo è proprio quello, proprio per gli 80 kg di cacca che fa al giorno. Oddio, si sta muovendo qualcosa, mi sa che sta arrivando. Attenzione. Oh mio Dio. Ciao, questo è Barbuto e le sue amiche. Eccola. Ma va che batte che c'è Barbuto, eh? È Barbuto, eh? Abbiamo appena salutato il nostro ippo. Adesso siamo qua nella savana, raga, mi sento così, non lo so, così. No, questo è prima dell'apertura, quindi cioè siamo gli unici qua. Cioè. Come si chiamano quelli della savana? I Rangers? Wow. 12 kg di cuore, pressione di 75 litri al minuto, che è tre volte quella di un uomo atletico. L'animale dei record, 50 cm di lingua. 50 cm. L'animale più cornuto sul pianeta. Ha 5 corna, ne ha una sulla in mezzo alla fronte, due sulla testa. E i bernoccoli che ha dietro in alcune sottospecie sono delle vere e proprie cose. Ragazzi, sto per provare una delle cose più paurose, non solo di questo episodio, ma penso di tutta la mia vita. Cioè, io ho paura delle api. Avete presente le api? Sto per toccare un fottuto serpente. Guardate le mie mani. Un bel sospiro. Lo sto per fare. Supererò tutte le mie paure. Andiamo. Qua è arrivato il momento peggiore della giornata. Io ho cercato in tutti i modi di evitarlo, ma alla fine ho detto, ok, facciamolo. Sto per andare dal serpente. Sto per avere un contatto col serpente. Sto per toccarlo. Lui sta per toccare me. Con la sua lingua. Col suo corpo.
so neanche perché lo sto facendo, però l'obiettivo è affrontare le proprie paure. E io questa cosa non l'ho mai fatta. Oddio. Ok, vado per accarezzarlo, eh. Pure. Ora ditemi se quel robo, ok, che era lungo non so quanto, non fa paura. Ditemelo. Mi sta puntando, mi sta puntando. Non è velenoso comunque. Non è velenoso. La cosa divertente, tra virgolette, tra tante virgolette, che quel cavolo di serpente continuava a puntarmi in mezzo alle gambe, raga. In mezzo alle gambe. Io c'avevo paura che una certa mi mordesse. Lui è un boa del Madagascar. Madagascar. Sono incuriosito. Mi vuole baciare. Lui morde la preda. Poi la stritola. È giovane lui. Lui ha 5-6 anni. Ci ho preso gusto qua. Raga, l'ho fatto. Ho toccato un cazzo di serpente, raga. Io non... cioè, capito? Era così strano. Avevo così paura. Continuava a puntarmi in mezzo alle gambe. C'avevo una paura fottuta che mi cagnasse da un momento all'altro. Tipo lui mi diceva: no, ma non ti preoccupare, non è velenoso. Ok? Io non è che mi preoccupo solo del veleno. Mi guardava poi con quella lingua, ragazzi, così faceva. Assurdo, ho superato una delle mie più grandi paure. Ho toccato un serpente. Wow. Qua ero di fretta, cioè stavo correndo perché stava per iniziare questo momento clou della giornata. Però in sintesi, adesso degli uccelli giganti, anche loro, mi passeranno letteralmente sopra la testa, ok? Proprio mi toccheranno i capelli, quindi c'è il pericolo che se non riesco a stare fermo, come han detto di fare, potrei perdere un occhio, un naso, un orecchio. Io opterei più sull'occhio e sull'orecchio, che almeno ne ho due, perché se prende il naso, uno ne ho. Sto un po' cagando addosso, ha detto che bisogna stare immobile. Credo proprio che prima la giraffa mi abbia, tipo, penso sbavata in testa, perché mi sento i capelli un po' onti. Allora, buffa questa. Oddio. Ho paura io in realtà, mi vedi la faccia? Io ho paura che a un certo punto inizia pom, pom, a beccarmi. Oh, bro. Un attimo, ti attacchi ancora. Ok, ok. Sì ragazzi, ho appena scoperto cosa vuol dire essere frenzonati da un uccello. Iniziano a beccarmi. Oh. Ciao. Secondo voi quanto pesa? Pesa un po'. 20 kg? Meno? 15? Di meno? 10? Di meno? Kg? Raga, 3 kg ed ero lì con due braccia, mi faceva malissimo. Per questo quando mi ha chiesto secondo te quanto pesa, io ho sparato un numero altissimo. Quando mi ha detto 3 kg ho detto no, è impossibile. Avevo dolore, cioè avevo malissimo. Quanto riescono a girare con la 360? 270, hanno una visione di 360 gradi. Wow. Girati là che facciamo una fotona. Lo so che sono... oh, ma ascolta, zio. Che strana che c'hai. E si chiama Spacciatella. Barbuto è sempre piaciuto insieme. Mi vuoi un bacino? Vuoi un bacino? Vuoi limonare? No? Non sono come i lama che sputano questi, vero? Cazzo bro, ti puzza l'alito. Vuoi? Cammello curioso. Gli animali di questo zoo hanno tutti un po' lo stesso vizio. Quando si avvicina però... scappa. Oh. Comunque posso dirlo, mi dispiace per lui, ma mi sa che l'amorosa qua si è data da fare, eh. Ma che corno che c'ha. Ragazzi, top, guardate dove sono finito. Qua c'è il fratello maggiore di Pepito. Hai visto il fratello di Pepito? Ragazzi, vi devo portare il mio amico, devo portare il vostro fratellino minore. È a Milano lui, è a Milano. Eccolo! Oggi le tigri avevano fame e mi ha messo qua dentro. Barbuto, sempre piaciuto, anche dalle tigri. Boris! 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 Ehi, Boris! 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 Vieni, c'è la pappa, Boris. Buongiorno! Se
avete la possibilità, mi raccomando, se passate dallo zoo, anche il minimo contributo può far la differenza. Aiutiamo questi animali, perché oltre ad essere pericolosi sono anche in pericolo loro. Esistono più di 100 specie di lemuri. Porca miseria, me lo sono visto in faccia. È filmato? Mi stai riprendendo? Porca miseria. Adesso? Vi ho detto che abbiamo 5. Ciao caro. Non so se avete notato, ma credo che il lemure mi abbia cagato sul braccio. Sto provando un po' di tutto oggi. È arrivata la parte che attendavate tutti. Quella che avete visto anche in copertina, credo. Sto per affrontare un rinoceronte. Non è che lo vedo e lui è lontano, ok? Face to face. Col rino. Face to face. Cioè lo guarderò negli occhi, ok? Sarà qui. Sta arrivando Rino. E c'è lui, come si chiama? Sono due fratelli, si chiamano Ian e John. Ian e John. Sono 5 anni e pesano soltanto 2000 kg. 5 anni, 2000 kg. 5 anni, 2000 kg. Se tu vedi che uno ti si avvicina... Si avvicina... Questo è il consiglio di Barbuto. No, ti metti solo contro la rete. Vieni. Solo la testa pesa 500 kg. Solo la testa, 500 kg. E vedete come è fatto di sardina. E questo, pensate che è considerato un animale pericoloso. Ovviamente noi dobbiamo mantenere la distanza. Sono dei giganti. Un animale praticamente preistorico ed è piccolo, come vi dicevo. Quando diventerà più grande diventerà... Cioè, piccolo d'età, nel senso. E anche di altezza diventerà ancora più grande. Ancora più grosso. È considerato un animale pericoloso. Eh beh, certo. Non so descrivere bene l'emozione che ho provato, ok? Però... di una cosa sono sicuro, ho avuto tanta paura. Cioè, nel complesso, non solo di ritrovarmi un rino... due rinoceronti, 500 kg di testa, 2000 kg completi a 5 anni, davanti, proprio così. Cioè, avete visto? C'avevo proprio davanti, mi guardava, ok? E io guardavo lui. Ho anche toccato i serpenti. Ora, io voglio un commento sincero da parte vostra. Voi, lo avreste mai fatto? L'esperienza allo zoo è stata fantastica. Sono riuscito a superare alcune delle mie più grandi paure, ma questo non era l'unico messaggio che volevo trasmettere. Gli animali che sono all'interno dello zoo sono specie in pericolo e nella maggior parte dei casi, purtroppo, è a causa proprio dell'uomo. È incredibile quanto assurdo vedere così tanto amore da parte delle persone che lavorano all'interno dello zoo, pur sapendo che dall'altra parte quegli animali sono lì proprio a causa dell'uomo e del bracconaggio. Ognuno di noi può nel suo piccolo dare il suo contributo, non scordatelo.